La favola della medaglia della vanità. Qualche giorno fa ho ricevuto una richiesta di amicizia da una donna di circa 60 anni, o forse 70. Una donna che conoscevo e che vedevo da sempre come una femmina ancora molto seducente, mi pareva. Devo ammettere che mi ha colto molto di sorpresa e mi ha molto incuriosito. Volevo capire perché una donna sposata e a sentire le sue amiche, lo era anche felicemente, volesse essere mia amica. Forse perché ero un single? O forse perché ero la preda da esibire alla rabbia delle altre donne? Cosa poteva aver visto di speciale in me? Non lo so. Così l'ho accettato per capire. Poco dopo ha iniziato a inviarmi messaggi privati. Molto gentilmente mi salutava e io, di conseguenza, rispondevo. Mi ha chiesto la mia età e, non amando di mentire, gliel'ho detto. Mi ha risposto che ero ancora molto bello ed estremamente affascinante. Devo confessare che i complimenti mi hanno fatto piacere. Abbiamo proseguito per un po' e abbiamo continuato a parlare. A un certo punto ha fatto una domanda e mi ha chiesto se potevamo parlare di cose personali. Dopo un po' ho riflettuto e ho risposto: certamente sì. Lei mi ha mandato una faccina e mi ha detto: grazie, inizia tu. Non ci credevo. Strano, voleva una mia fotografia. Non capivo. Ma, come un fesso, io gliel'ho mandata. Poi, dopo un po' di tempo, mi chiese di prendere un caffè, dove lei va sempre con le altre donne, le sue amiche, le conoscenti. Andai e lei era seduta tra tutte loro. Quando arrivai, venne con una scusa verso di me al banco dove io stavo ordinando un caffè e fece intuire così alle altre che io ero lì per lei. Capì dal linguaggio degli occhi. Mi disse che stranamente erano arrivate lì all'improvviso e lei si scusava della loro presenza. Feci finta di niente, presi il mio caffè e me ne andai. Quella notte mi mandò dei messaggi e poi le scappò una frase: sai, oggi le mie amiche erano molto interessate a te e mi hanno fatto mille domande e tante allusioni. E io ho regalato tutto, sai, quello che potevo dire, io l'ho negato. Ma sai, le donne sono perfide, non so cosa possono avere pensate. Poi mi ha chiesto per divagare come stavo. Ebbene, ho iniziato a dirgli che mi faceva male un ginocchio, le anche, la schiena. E quando faceva molto freddo i miei piedi si gonfiavano perché soffro di artrosi, in più soffro di insonnia e che spesso ho dei crampi specialmente quando dormo. Aspettavo la sua risposta. Non sapevo cosa fosse successo. A un certo punto mi ha bloccato. Ma che strano. Certe donne, certe femmine vogliono parlare di cose vere e poi non le sopportano. Comunque, ho incontrato suo marito al bar e gli ho offerto da bere. Lui era sorpreso, non sapeva il perché. Lui no, ma io sì. Io gli dissi con una scusa che compivo gli anni e mi faceva piacere offrirgli da bere, non sapendo che lo volevo ringraziare per tutta la vita
per aver sposato sua moglie. Pensa, se capitava a me una disgrazia del genere come la sua. A nome di tutti gli uomini, dissi cin cin, salute amico mio. E così, nella guerra della vanità tra donne, dico a loro, non dimenticate mai che noi abbiamo forse un neurone solo, ma abbiamo due granatieri nascosti, cioè due amici nei Paesi Bassi. Conosciamo la favola di lui che la prendeva per mano mentre lei lo prendeva per il culo. Nella guerra di vanità tra voi femmine e donne, noi non c'entriamo, ma la conosciamo e spesso, per darvi una lezione, vi usiamo. Non abbiatecela con noi e scusateci, ma non siamo offesi.